perché così vuol dire morire, cioè adesso lui ne fa due e mi uccide, Ora ti rivelo un comodo trucchetto. Quella macchina la più vicina a me. Prendi la forza. Le macchine, come nel mondo reale, hanno punti corazzati e punti deboli. Li trovi indicati sui singoli pezzi. Il blu indica i punti meglio protetti. Colpendoli infliggerai dei danni, ma niente di che. Il rosso, invece, indica i punti deboli. Mira a quelli per un colpo devastante. Ti faccio vedere. Ruota quel pezzo finché non è rivolto verso il mio. Devastante. Ora attacca la mia macchina. Più uno è quello? No. Più uno è i punti vittoria. Sì, va a meno due. Cioè va a meno uno. Fuori dal tabellone! Due. Ed ecco i tuoi primi punti vittoria. Non ne hai ancora ottenuti 7, quindi continuiamo. La tua macchina ha attaccato, ma non si è mossa. Forza, spostala in basso verso il mio ultimo pezzo. Cioè, là c'era scritto meno uno, in teoria avrebbe fatto 3 di danni, no? Sembra. Hai già attaccato una macchina e mosso un pezzo. Ma, sovraccaricando la macchina, potrai attaccare una seconda volta. Calcolando la salute della tua macchina, sacrificherai un pezzo per sconfiggere il mio. Ok. A volte questa può essere una buona tattica. Sovraccarica la macchina per attaccare di nuovo la mia, così capirai cosa intendo. Beh, poi c'è da dire che comunque minigiochi. Non è uno spasso? Vale vedere. Siccome la tua macchina è andata distrutta contemporaneamente alla mia, otterremo entrambe i punti vittoria corrispondenti. Buona notizia! Visto che sei stata tu ad attaccare, riceverai i tuoi punti vittoria prima di me. Quindi raggiungerai per prima gli agognati 7 punti vittoria. Questo dimostra che a volte perdere un pezzo è il modo migliore per vincere una partita. Ti sarai accorta che non hai ottenuto esattamente 7 punti vittoria, ma hai distrutto tutti i miei pezzi. Quindi la vittoria è tua! Okay. Non era poi così complicato, no? Cerca di individuare sempre il terreno migliore da cui attaccare. Potrebbe darti un bel vantaggio contro un avversario come quello. Mi ha salvato il di dietro più volte. Allora cercherò di ricordarlo. Oh, quasi scordavo. Questi sono i miei pezzi di riserva. Voglio che sia la salvatrice di Meridiana ad averli. Certo, è un piccolo set, ma dovrebbe bastarti per partecipare a qualsiasi partita di Batosta. Puoi anche rivolgerti a intagliatori specializzati. Hanno pezzi unici di ogni tipo che possono ribaltare qualsiasi partita. Dovrai avere i materiali giusti per crearli. O potresti avere fortuna e trovarli in giro. A volte ho perso dei pezzi dopo una nottata di caccia alle macchine o di bevute. Non ringraziarmi, è sempre un piacere aiutare i nuovi giocatori. Ora, se hai voglia di fare sul serio, ho molti altri tabelloni. Potrei insegnarti qualche altro trucchetto? Grazie, io ci penserò. Esatto. Allora, stavo dicendo, sembra parecchio interessante perché sembra un gioco più strategico. Il problema è che quando fanno i minigiochi dentro, appunto, in altri giochi rischiano di essere di uno spessore limitato, cioè o magari troppo facili o non rappresentano a volte una vera sfida all'interno poi di un altro gioco, non sono una specie di gioco completo all'interno di un altro gioco, non lo so. Magari questo invece è fatto bellissimo, serve da fare, però né più né meno resta il fatto che non è una roba da far vedere in registrazione. Cioè ve lo faccio vedere adesso perché così vediamo insieme che cos'è, ma serve da fare per i fatti propri, no? Vedremo, o meglio che non faccio gli episodi extra, cioè se serve andare a guardare cosa ne pensano, magari tipo su Reddit, di questo minigioco. Perché se dicono, no, è veramente eccezionale, cavolo, io faccio partire Horizon Forbidden West anche se l'ho finito, anche solo perché voglio sfidare tutto, vincere tutto, mi piace tantissimo. Ma se fosse così, allora sì, magari faccio un episodio, a parte appunto che c'ho i problemi miei che vi ho spiegato, ma serve da fare tipo gli episodi extra, no? Quelli che mettono miniatura in bianco e nero,
in cui solo partite di sfida, no? Di questa roba qua. Se uno le vuole, le guarda, se no, non le guarda. Di solito c'è scritto extra, come è successo adesso con sia con Horizon Zero Dawn che con Lost Judgment, che ho fatti extra. Però dubito che sia così. Niente, quindi ci sono vari tutorial. Sì, si potrebbe anche fare, magari queste potrei anche farle anche vedere. Però non adesso, adesso annulliamo un Torna attimo. quando vuoi, Rossa. Commissione, questa è la categoria. Lo metto sulla categoria commissioni. Anche questo è ancora differenzia. Però, allora, se sono cose di raccolta, in fondo sono delle commissioni. E la commissione di far quello. Io avrei messo tutto sotto secondario, ma più che altro perché incarichi. A meno che non l'hanno diviso adesso, perché vedo che c'è la categoria incarichi. Perché nell'altro mettiamo insieme questa cosa qua, a per esempio, non so, all'incarico che avevi fatto appunto di fare la borsa più grande, no? O comunque di trovare certi oggetti per comprare un oggetto, un'arma, una. E lì crea confusione, perché tu trovi sotto la stessa categoria, ti trovi un po' troppa roba, no? Forse qua, però qua potrebbe averlo anche separato, in effetti. Poi vediamo. Sapevo avresti apprezzato un po' di compagnia. Sei qui per quella birra, eh? Un Forza, attimo. siediti. Portatele una pinta, forza! Non mi aspettavo di vederti qui in giro. Sono mai stata prevedibile? Ora sì che ti riconosco. Per le fiamme! Però se io potevo parlare con lei così, perché non aveva la vignetta, per Per le esempio. fiamme! Come il soffio di un mantice. Non riparerà la forgia, ma mi farà dimenticare i miei guai per un po'. Che guai? Un po' di cose. Le vittime degli scavazzanna da seppellire, l'interruzione dei lavori, Ulvund che morde il freno per la sua concessione. Ehi! Niente armi sui tavoli, chiaro? Ah, lasciamo perdere. Niente che non si risolva con una birra fredda e due sani ceffoni. Stiamo parlando di Monster Hunter, perché anche questi qui tatuati, sembra Monster Hunter qua, anche un po' come ambientazione. Avrei voluto fare Monster Hunter Rise con mio nipote, anche quello, stavo, solito problema, non stavo bene, l'intenzione c'era, abbiamo giocato un po' di volte insieme, poi non. Riguardo a Ulvund. Qui in giro tutto riguarda Ulvund. Come è finito al comando? Si è fiondato qui come uno scoiattolo che sente l'odore di una ghianda. Sapeva che la ricostruzione avrebbe richiesto pietra e legno. Così ha fatto richieste per tutta Prima Fonte, trovando i soldi per rivendicare tutto quello che avesse valore qui nel Timore. In realtà, tutti i banchieri sanno che questo è territorio Kharja e il Re Banchiere. Sole può annullare le sue rivendicazioni quando vuole. Ecco perché vuole convincere il magistrato a firmare la sua concessione. Io rimango. Dovevano metterci la nuvoletta sopra la testa, perché sennò non riesci a distinguere uno con cui hai un dialogo dagli altri, che fai solo un saluto, no? La voce un attimo. Ti credevo già a cumulo libero. Ah, dopo la grande battaglia di Meridiana ci sono tornata. Ma ho capito che filava tutto liscio. Non servivo. So della ricostruzione di Luce Arida. Pensavo di offrire il mio martello. Da allora tiro avanti. Puoi sempre andartene. E tornare a Est? Nah, non lascio una forgia accesa. Inoltre, qualcuno deve pur fare la piantagrane da queste parti. Ma è carino, per esempio, che qua che forse la fanno diventare da. Scusate, cioè, da una semplice tizia che ci ha dato delle quest, magari qua diventa invece un NPC più importante, magari sarà a gestire la forgia. Vediamo. Questo atto di concessione, cos'è di preciso? E a Ulvund a cosa serve?
È sterco, ecco cos'è. Un decreto che porrebbe cave miniere Oseram sotto la loro legge, anche se la zona dei Karja. In questo modo i Karja non potrebbero più revocare i permessi per l'estrazione di materiali. Niente più rischi o problemi per gli investitori della conquista che vorranno portare qui la loro attività. E dal momento che Ulvund ha le mani in pasta dappertutto, diventerebbe più ricco di uno spazzino. Aspra Catena diventerebbe una città Oseram. E lui potrebbe diventare aldermanno comprando i voti. È veramente furbo, glielo concedo. Se riuscirà a fare pressione, il magistrato dovrà cedere. E gli scavazzanna nel timore. Oh, cafone. Da dove sono venuti? Questo è il punto. Nessuno ne ha idea. Sono comparsi all'improvviso e hanno invaso la valle come se li avesse vomitati una forgia. Ho perso calderone, magari. Ma a quanto pare le avanguardie stanno cercando di fermarli. Sono stati qui solo per un breve rifornimento. Ulvund non l'ha presa molto bene. Eliminati gli scavazzanna, non potrà più usarli a proprio vantaggio. Qual è il nesso tra gli scavazzanna e Ulvund? Una parola: concessione. Nessuno sa da dove escano gli scavazzanna. Così Ulvund ha cominciato a incolpare i Karja. Cerca di dissotterrare dei vecchi rancori per bloccare i lavori finché non verrà firmata. È solo l'ultimo tentativo. Non fa che seminare zizzagna tra i lavoratori da quando è arrivato. E la gente ci casca? Hanno sofferto in molti per mano del re folle durante i giorni rossi. Non sarà difficile aizzare la gente contro i Karja. Quei maledetti schiavisti. Bene, io devo andare. Grazie della birra. È sempre bello. Quando vuoi, Rossa. Parla con il magistrato. La birra è annacquata, te lo dico io. Andiamo qua. Il settore di abiti. Però non abbiamo ancora... Nella conquista non ne rimane Salvatrice, una parola. Il taverniere morì in un incidente, ricordi? Salvatrice... Perdonami per il disturbo, e mi dispiace che tu abbia subito le millanterie di Ulvund. Io ne ho passate di peggio. Pare che Ulvund ti voglia mettere sulla graticola. L'idea di accusare i Karja di aver sguinzagliato gli scavazzanna nel timore è... Barba. È completamente ridicola. Ma più si ostina a sbandierarla, maggior supporto otterrà per la sua maledetta concessione. Gli scavazzanna come sono arrivati nel timore? Nessuno sa dirlo. Il loro primo avvistamento è stato a ovest della cava. Mi risulta che non sappiano volare, quindi non so come abbiano oltrepassato le montagne. Nessun'altra via? L'unica che conosco è Luce Arida. Senti, se riuscirai a scoprire la verità, ti prometto che in cambio avrai una generosa ricompensa. Aiutami a zittire Ulvund. Cos'è questa concessione a cui Ulvund tiene tanto? Lui vorrebbe che il dominio riconoscesse porzioni del timore come possedimenti Oseram. Solo quelle che hanno qualche valore, ovviamente. Fammi indovinare, vuole trarne profitto in qualche modo? Esatto. Con il timore in mano agli Oseram, lui garantirebbe più investimenti per le loro tante imprese. E non li può avere senza quella concessione? No. No, perché il dominio potrebbe sempre revocarne l'accesso. E quindi la concessione è molto importante. E perché accusare i Karja per gli scavazzanna, per quanto possa sembrare assurdo, beh, gioca a suo favore. Perché accusare i Karja degli scavazzanna aiuta Ulvund con la concessione? Facci caso. Sì, siamo nel dominio, ma Aspra Catena è solo bulloni. Ruggine. Birra vecchia. Birra vecchia. Accusare i Karja di aver liberato gli scavazzanna in modo da costringere gli operai Oseram all'obbedienza. Beh, diciamo che nessuno ancora è riuscito a dimenticare le atrocità del re Sole Folle. E con gli scavazzanna che bloccano i lavori nella valle, Ulvund ha campo libero per riaprire ferite da poco rimarginate. E se gli Oseram si rifiutassero di lavorare senza la firma sulla concessione, non avreste scelta. Corretto.
La ricostruzione di luce arida deve continuare. Tu come hai fatto a finire qui? L'ho chiesto io, che tu ci creda o no. Supervisionare la valle intera per conto del Re Sole era un onore, e lo è tuttora, anzi. Ma il tuo lavoro sarebbe molto più semplice senza uno come Ulvund che sbraita di continuo. Ulvund non se ne andrà. È qui da molto più tempo di me e si vanta di essere il fondatore di Aspra Catena. Troverò la maniera di conviverci. Per forza. I primi scavazzanna sono apparsi a ovest della cava? Sì, così ha detto un povero operaio. Ha sentito il terreno tremare e poi li ha visti correre giù dalla collina. È fuggito ed è venuto qui di corsa. Conviene iniziare da lì. Scopri la verità. E forse Ulvund smetterà di incolpare Karja per ogni problema sotto il sole. E a quel punto si concentrerà seriamente sulla ricostruzione di luce arida. Non farti sentire da Petra quando dici cose del genere. Ti spacca la testa. Certo che anche guardando il discorso dei punti, sembra davvero che bisogna fare centinaia di livelli. Allora, cosa? Perché qui non è che si qua in uscita. Come va, imbecille? Allora, c'era tessitore, vediamo cos'è. I bambini si muovono in branco. Ah. Tutto operaio, che è questo qua? Questo qua invece? Boh, sono disabilitato al momento. Non... anche questo qua diceva che era... ah, c'è la scusa del che il fatto che non stanno lavorando. Ecco quello di... questo è mostrante, guarda. Mostrante. E c'è della tua scorta. Mostrante, letteralmente. Allora, vediamo un attimo. Perché qua sono gli scavazzati. Aggiungi l'ultima posizione nota di lui. Io andrei lì. Sì, quindi tutti che si rifiutano di interagire con noi, sostanzialmente. Questo si capisce. Cioè, se non interagisco con loro perché, boh, sono in sciopero. Praticamente. Vediamo un po' meglio. Anche Ghost of Tsushima mi sarebbe piaciuto fare a suo tempo. Anche la salvatrice deve tenersi allenata. Adesso vedremo con Elden Ring. Io non ho mai finito, per esempio, eppure sono riuscito a giocarlo fino a lì, come si chiama quello, Sekiro. Perché combattimenti, perché temevo molto il combattimento finale, perché ho visto che era molto lungo, quindi richiedeva una concentrazione molto lunga nel tempo. Io non mi ritengo in grado, e non so se sarei in grado anche adesso, perché sto meglio, ma non sto ancora, cioè un giorno ve lo dirò quando dico adesso sono effettivamente al 100% della forma. Diciamo che Elden Ring, poi tra l'altro hanno detto che è un po' più facile in realtà. Però anche la sua struttura open world, eccetera, magari, cioè prima di arrivare alle cose veramente toste, magari passa ancora un po' di tempo, no? Cioè adesso il 19, oggi esce il 25, insomma, io spero di fare piccoli passettini ogni giorno. Finché non starò proprio bene bene, allora faccio tutto. Sono libero, sono meglio. Niente, dicevo, questa qua probabilmente è una sfida. Parla con il maestro della fossa. Mi volevi parlare? Come fai a vedere comunque? Beh, sai molto bene. Sembrano, come si chiama, quei cosi per la macchina del caffè. La moca. Ma va. Quanto sia pericoloso là fuori. Intendo oltre alle macchine. Sono Odurg. Questa è la mia fossa. Sembra... ed è anche il miglior posto dove allenarsi negli scontri ravvicinati. Un po' piatta per essere una fossa, sai, però. Mi chiedo chi vincerebbe tra te
la salvatrice di Meridiana, campionessa dell'Est e l'indomabile, il vanto dell'Ovest. Chi? L'indomabile, una leggenda tra i Tenakt, la più grande di tutte. Hanno messo anche questa, insomma. Fosse come questa. Così i loro guerrieri diventano forti. E soltanto i migliori possono allenarsi con l'indomabile. Per trovare l'indomabile, devo cercare delle fosse d'addestramento da quelle parti? Ne devi fare di strada. I Tenakt sono divisi in 3 clan. Tre clan, 3 capitali e 3 fosse. Dovrai superarle tutte per poterti addestrare con l'indomabile. Se i Tenakt non ti uccideranno a vista. Ma queste sono scintille al vento. Ok, abbiamo saputo qualcosa in più. Anch'io ho 3 capitali, davvero? Per metterti alla prova. Chi dovrai affrontare di preciso? Te? Beh, sarai anche la salvatrice, ma prima di me dovrai sconfiggere tutti gli altri. Sono le regole. Usiamo soltanto spade smussate e frecce di prova. Altrimenti quei pazzi ubriaconi si ammazzerebbero. Lascia al cancello quello che hai, a parte lancia e frecce di prova. Ehi, custodisco io le tue cose, tranquilla. Quindi, che ne dici? Ti va di allenarti? Non adesso. Perché no? Bene, così ti voglio. No. Perché no? Io non volevo. Però anche questo mi ricorda un po' Witcher, no? Che c'era anche la gara di... Cos'era? Fare combattimento, no? Nei bar, nelle locande. La fossa da mischia? Nelle fosse da mischia. Però sai, una fossa immagino una conca. Affronterai avversari umani in combattimento corpo a corpo. Completa tutte le sfide per affrontare il maestro della fossa. Ok. Anche questo minigioco. E vedremo... Presumo che la stessa cosa sia anche con l'altro là, cioè che in teoria ci sono un po' i gradi da scalare. Interessante, hanno introdotto anche queste cose. Dopo, chi vuole le fa, chi non vuole. La fossa ti permette inoltre di affinare le tue abilità in mischia, allenandoti sia liberamente sia con i tutorial. Vabbè, ma è solo allenazione, cioè non guadagni punti, o sì. Potrebbe essere interessante se per esempio appunto avessero fatto una categoria, non so, tattica per esempio, in cui se facevi minigioco là ti guadagnavi ulteriori punti così, e questi invece sono ulteriori punti che finiscono nella categoria della mischia, no? Però dai, proviamo il tutorial. Attacchi leggeri, attacchi pesanti. Porta pazienza e attacca al momento opportuno. Beh, tieni premuto. Però che proprio porta pazienza. Magari li atterri quando loro ti stanno attaccando, perché mi viene il dubbio. Quando per esempio quella specie di spazzino non ti attacca, se l'hai caricato e lo molli in quel momento che lui ti attacca, allora si stordisce, però non sono sicurissimo se è così. Vabbè. Bene, nuova commissione. Gli attacchi leggeri sono rapidi, ma prevedibili. Quindi meglio combinarli con altri attacchi. Ora so usare perfettamente, grazie. Prima non lo sapevo. Pesanti spezzano la guardia e fanno più danni, ma sono lenti e questo ti espone a un contrattacco. Lo sappiamo, grazie. Esplosione risonante. E quella cosa che dice, della lancia. Potenti infrangono la guardia e provocano parecchi danni al nemico. Ma sarai vulnerabile. Serve il giusto tempismo. Eh no, vabbè, quindi solo di non essere esposti. E niente, questo è bloccato. Devi apprendere l'esplosione risonante. Nel set di abilità. Niente, fosse la mischia, aspra catena, appunto. Livello 32.
Ottieni il marchio del clan del deserto, ottieni il marchio del clan delle paludi, ottieni il marchio del clan del cielo. Quindi ci ha praticamente spoilerato, tra virgolette, anticipato. Abilità, dove cavolo sarà? Penso questo. Eccolo qua. Esplosione. Questa è un'abilità attiva e riconoscibile dalla forma romboidale. Vabbè, quindi sono tutte... No, quelli sono dei cerchi, gli altri. Le abilità in questa categoria sbloccano nuove capacità, che permettono ad esempio di usare nuove mosse in battaglia o di creare con maggiore efficienza. Prima cosa, colpisci il nemico con attacchi in mischia per accumulare energia e poi premi 2. Ok. Ora possiamo provarlo. Speravo proprio di... Se non un'altra bloccata, vediamo per quale motivo. Quindi... Sembra che la tua lancia accumuli energia dopo un attacco. Con gli attacchi di taglio in sequenza potrai caricarla più in fretta. Allora, carica la lancia. So che tutti vogliono sentire la mia barzelletta. Ora prigiona l'energia. Attacca l'avversario. Scarica l'energia su di lui. Scusa. Scarica la lancia con attacchi in mischia. Ok. Quando è che so che è carico? E lui dice quello è combo. Quello è combo, fai prima. Non capire qual è la combo. 1, 2, 3, 2. Non faccio niente. Qualcosa che non va. Hai vinto! Rifacciamo un attimo. Luce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. All'inizio mi sembrava che facesse. Accumuli energia dopo un attacco. Con gli attacchi pesanti o in sequenza potrai caricarla più in fretta. Guardando, c'è tre anelli dietro la lancia. Adesso attacca l'avversario. Scarica l'energia su di lui. Anora vince lo scontro. Ah. Diventa azzurra. La punta dietro la lancia diventa azzurra. Ok, questo è bloccato. Devi apprendere guerriera Nora e serie di abilità per sbloccare forse quella là in mezzo, probabilmente. Per oggi può bastare. Non hai finito l'addestramento, però. Alla prossima. Quindi l'hai energizzato e poi bisogna colpire... Strano, però, questa cosa. Allora, stavo dicendo, abilità... Sarà questo? Critico migliorato. Questa guerriera Nora. Sacco di mischia. Quindi sono due abilità qua. Questa. Un'efficace sequenza di attacchi in mischia molto apprezzate dai guerrieri Nora. Ok, 3 R1 poi R2. Vabbè. Ok, niente, bisogna andare là adesso. Facciamo prima quello o facciamo... Qua c'è appunto
recupero la carne. Andiamo a salvare un attimo. Montagne, depressioni. Deve essere qui, abbiamo